una domenica in famiglia con Capitan Lo Conte, ovviamente cittadebimbi.it, e Mauro Speraggi, che molti conoscono, buongiorno a te, perché lui è un noto, ma che dico noto, notissimo pedagogista di arte bambini, giusto? È così, finora le so tutte. E lui si occuperà in questa giornata di che cosa? Allora, vengo da Bologna, innanzitutto grazie di avermi invitato. Mi occuperò di una lettura attraverso questa valigia narrativa che viene dal lontano Giappone e che riesce a coinvolgere bambini, adulti, genitori, grandi, piccoli. E poi subito dopo, attaccata diciamo alla lettura, c'è un laboratorio, cioè un momento dove il protagonista, in questo caso il protagonista della storia è un albero, i bambini, ma anche gli adulti, chi vuole, verranno invitati a costruire un albero molto particolare, perché non useremo matite, non useremo pennelli, non useremo pennarelli, ma proprio faremo un albero attraverso una corda fatta con le fibre degli alberi, quindi una corda che è anche essa stessa un albero. E i bambini la dipanneranno e faranno la chioma e costruiranno un albero molto particolare e soprattutto un albero ognuno diverso dall'altro, quindi sarà un bosco poi alla fine molto variegato. Adesso la domanda al pedagogista, ovviamente queste occasioni, noi ormai siamo esperti, lo abbiamo capito, servono a tanti genitori per ritornare un po' bambini, quella è il bambino, la scusa. Esatto, no, ma infatti interessano molto i genitori, ma soprattutto diciamo da malattia da pedagogista è quella che queste occasioni devono servire per fare in modo che i genitori stiano vicino ai bambini, quindi trovino anche loro delle strategie, dei modi, apprezzino la lettura per poter poi trasmetterla ai bambini e soprattutto anche il laboratorio, cioè fare con le mani. In un mondo dove con le mani ormai si fa pochissimo, si digita e basta, invece riscoprire questo fare artigianale è un aspetto importante. Ve lo dice un notissimo pedagogista che abbiamo chiamato addirittura da Bologna, e quindi cittadebimbi.it, Mauro Speraggi, Kamishibai, il divertimento e la creatività sono assicurati. Okay, grazie.